Welcome, io sono Pierre e ti do il benvenuto in questo nuova svuota la spesa Lidl. Cosa ho appena detto? Non lo so, ho detto nuova, in questo nuovo svuota la spesa Lidl. Ci sono pochi pezzi, la maggioranza non li ho mai presi, volevo provare, oggi sono un po' così, un po' fuori dalle righe come al solito. Inizio subito con dirti i prodotti che ci sono in offerta questa settimana. Le offerte da Lidl terminano il 6 di marzo, quindi domenica come sempre. Ci sono due cose che non ho preso. La prima è l'aceto di vino bianco, che ti danno due bottiglie da un litro l'una a 99 centesimi, quindi è un'ottima offerta. Io non l'ho preso perché, allora, in primis ero a piedi e oggi ho preso un'altra cosa. Come seconda cosa ho, mi sembra, due bottiglie di scorta. Se mi conosci sai che io di solito ne devo tipo avere 10 di scorta, però devo ancora un attimo riorganizzare e non riesco più a frastare niente in questo meraviglioso, stupendo mobile qua dietro, quindi prima devo organizzare e poi inizio a fare le mie scorte. La seconda offerta, che secondo me anche qua lì è davvero ottima, è il classico pezzo di grana padano, non so come spiegarmi, comunque quello grande, la bella fettona, che costa 8,49 euro al chilo. Anche lì non l'ho preso perché mi sembra di averne tre punte nel frigorifero e anche lì poi ho paura che non mi stia, tutti i soliti problemi, quindi anche quello è un'offerta ottima. E poi semplicemente ci sono le offerte che ho preso. Ad esempio ci sono i broccoli, questi qua, il mazzo di broccolo fresco a 95 centesimi 500 grammi, e erano anche belli, quindi spero che sia anche buono. Ne ho preso solo uno, anche perché in frigo ho ancora delle altre verdure, quindi non volevo riempirmi troppo. Poi ho preso, questo non è in offerta, anzi non c'era assolutamente nulla in offerta di carne, o meglio nulla che interessasse a me. I prezzi sono anche un pochino altini, speravo di trovare i prodotti scontati, quelli con il bollino arancione, che di solito sono delle offerte convenienti, perché qualche settimana fa avevo addirittura preso dei bocconcini di bovino a 4 euro e qualcosa al chilo, roba del genere, però mi sono adattata a prendere del macinato di bovino adulto a 7,98 euro al chilo, se non mi sbaglio, perché questa confezione da 500 grammi e costa 3,99 euro, quindi dovrebbe essere qualcosa del genere. È buono, l'ho preso ovviamente per i ragazzi e speravo di trovare tipo del pollo, roba del genere, ma i banchi erano vuoti, i banchi frigo proprio completamente vuoti, c'era malapena il pollo a busto e basta, non c'era nulla, è sparito tutto e non c'erano neanche i bancali, che magari ho pensato, aspetto un attimo che caricano. Ho aspettato, ho girato più volte, zero. Non hanno messo nulla in offerta, non hanno aggiunto niente e così. Pazienza. Poi ho provato a prendere, sarà perché si sta avvicinando la primavera, oggi è il primo di marzo, quindi si sta avvicinando sempre di più la primavera, mi è venuta voglia di provare questa nuova, chiamiamola bevanda, in realtà è una centrifuga di frutta e verdura, questa qua della Sole Vita, e io sinceramente non l'ho mai presa. È nei barattolini di vetro, quindi la cosa mi piace molto, col tappo in metallo, e le confezioni sono da 200 ml l'uno, quindi 2 per 200 ml. Qua c'è scritto: bevanda analcolica a base di frutta, verdure ed estratto di cannella e acerola, fonte naturale di vitamina A, C e potassio, senza zuccheri aggiunti, contiene naturalmente zuccheri della frutta, frutta totale 70%. Praticamente qua gli ingredienti c'è scritto 25% purea di mela, 21% succo di mela da concentrato, 20% succo di barbabietola da concentrato, 14% succo di prugna da concentrato, 10% purea di prugna, 5% succo di carota da concentrato, 5% succo di carota nera da concentrato, 0,07% estratto di cannella e 0,06% estratto di acerola. Allora, io l'acerola non ho idea, deduco che sia tipo questo mini
mi sembra un mini peperone dalla foto, in realtà credo che siano tipo delle bacche. E la carota nera ovviamente è la carota quella vera, noi siamo abituati a quella arancione, ma in realtà è quella come è nata la carota. E spero che siano buoni, mi sembrano sani, io non ho idea perché tutte le volte che leggo gli ingredienti penso che siano sano, poi vengo a scoprire che sono delle schifezze. Spero che siano sani. Se li hai già provati e sai che sono buoni, o comunque magari non ti sono piaciuti però dici sono sani, cioè pensi che siano sano, fammelo sapere qua sotto nei commenti, perché io non vorrei comprare poi delle altre schifezze, perché già ne compro abbastanza, vorrei ogni tanto comprare qualcosa che sia veramente buono e che faccia bene, quindi speriamo che sia sano. Poi ho provato a prendere, perché questa settimana c'è tutta la roba spagnola, non ho mai provato niente della linea spagnola, dovrebbe essere spagnola, mi sembra comunque, non ho mai provato niente, però sono stato attirato dal riso, questo qua per paella, credo che si pronunci, io lo dico sempre in italiano, paella, che è semplicemente del riso lungo, se non ricordo male. No, riso semifino, ideale per paella. Riso semifino e basta, semplicemente riso. Questo cuoce in 18 minuti. Lo proverò e ti farò sapere. Appena riprendo con i miei classici video, ti farò sapere anche degli altri prodotti che ho acquistato negli scorsi svuota la spesa, che ti ho detto ti farò sapere, e poi non ti faccio mai sapere, ti farò sapere, te lo giuro. Questo l'ho anche preso perché, se ti ricordi, in un vecchio svuota la spesa avevo acquistato diverse confezioni di sughetti di mare da MD, se non ricordo male. Quelli lì ne ho ancora nel congelatore, e quindi aggiungendoci magari un po' di salsa di pomodoro, qualche spezia, si riesce a fare una paella, credo. Ci va nella paella, ci va anche il pomodoro? Mi è venuto un dubbio. Forse no. Forse ci vanno solo i frutti di mare e basta. Quindi io ce l'ho i frutti di mare. Fammi sapere, perché sai che io di cucina zero. Prima o poi imparerò, promesso. Poi ho provato a prendere queste barrette della Fitness Chocolate. In realtà non è che ho provato a prendere, cioè io le avevo già mangiate. Dicono che sono sane, ma in realtà mi pare che tutte queste tipologie di barrette, anche se contiene degli ingredienti sane, per tenerle compattate debbano mettere, forse qua metteranno del miele, non ho idea. Frumento integrale e cioccolato con vitamine, calcio e ferro, ingredienti: frumento integrale, riso, cioccolato, che però il cioccolato è quello che contiene zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, quindi il primo ingrediente zucchero non è proprio il top. Poi c'è latte spremato in polvere, serie di latte, roba strana, aromi naturali, sciroppo di glucosa, fiocchi d'avena integrali, zucchero, sciroppo di zucchero, farina di frumento, estratto di manzo d'orzo, cioccolato fondente che sembra con lo zucchero, olio vegetale di girasole che già è meglio che quello di panno altri. Sale, semola di mais, farina di riso, cacao magro, lecitina di girasole, cacao, melassa. Ah, non c'è la melassa. Credo che sia la melassa, allora che tiene tutti insieme, ovviamente anche lo zucchero. Vabbè, tanto non è la melassa, ti fa vedere sano. Dovrebbe comunque rispetto agli altri essere ottimo. Cioè io l'avevo assaggiato ma ne ho mangiato uno, non riesco a ingozzarmi, quindi direi che fanno comunque bene, perché anche se dovessero far male, se te ne mangi poco non fa così tanto male, quindi va bene. Sarà sano? Speriamo. E poi ho provato a prendere invece questa, che è sicuramente una ciccionata, però cioè, ogni tanto le ciccionate ci stanno, e quindi ho voluto provare a prendere questi croissant della Bauli con crema al tiramisù con vero espresso italiano. Io non l'ho mai assaggiati. Premetto che i croissant così non mi piacciono granché, ok? Perché la maggioranza le trovo tutti un po', come dire, gnecchi, non so se si dice. Quelli che mi piacciono di più sono i propri mini croissant, sempre della Bauli, quelli proprio piccolini che le mando giù in un boccone, quelli sono buonissimi. Questi così non è che mi abbiano mai attirato, però visto che c'è la crema al tiramisù all'interno, ho detto ma perché non provarlo, magari è squisito, boh, proviamo. È una novità, dovrebbe essere comunque una limited edition. Non ti ho detto i prezzi però, mi è venuto in mente adesso. Dove ero rimasto? Succhi 1,49 euro. Te le ricapitolo perché al limite è coso.
Riso 1,49 euro. Le barrette ne ho prese due confezioni. Queste 1,89 euro. Questo 1,49 euro. E ci sono 6 croissant. Poi, ultimi due prodotti, ho preso i guanti, questi qua per lavare i piatti classici, nella misura M, te ne danno due pagne a 99 centesimi, perché ho le mani letteralmente distrutte. Per lavare i piatti ne avevo un paio, però uno si è rotto e quindi li devo cambiare assolutamente. Sono fini, durano poco, però d'emergenza, poi ne comprerò un paio decente perché almeno dura di più. E poi per ultimo ho preso in offerta la candeggina delicata che funziona rispetto alle altre che ho provato, questa funziona. Candeggina delicata Formil, 2 litri come sempre, in offerta a 99 centesimi fino a domenica. Quindi approfittane perché è un ottimo prezzo. Spero di averti detto tutti i prezzi, mi spiace di non averlo detto mentre parlavo del prodotto, però io mi perdo. Nel caso, scrivimi qua sotto nei commenti se per caso mi sono dimenticato qualche prezzo, che te lo faccio sapere. Se hai provato uno di questi prodotti, croissant, barrette, ma soprattutto questi centrifugati, centrifughe, come si chiamano, non lo so, queste bevande, fammelo sapere qua sotto nei commenti. Se sei un nuovo iscritto o una nuova iscritta, lasciami un saluto che ti do il benvenuto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche per non perderti nelle prossime pubblicazioni. E mi raccomando, lasciami un mi piace se ti è piaciuto questo mini svuota la spesa. E ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Bye!